Ciao a tutti! Oggi ho deciso di farvi vedere un confronto tra due fondotinta che promettono super full coverage e durata pazzesca, che però si distanziano di 30 euro nel prezzo praticamente. Dato che c'è stato il Black Friday, ho deciso che avrei preso un fondotinta che volevo da un sacco di tempo, che costa un pochino, e quindi ho pensato quale momento migliore se non il Black Friday per prendere un fondotinta che costa tanto. E quindi ho acquistato l'All Nighter di Urban Decay, e costava 36 euro full price e invece l'ho pagato 27 euro, però comunque full price costa 36 euro, quindi è un fondotinta secondo me, a mio parere, abbastanza costoso. E appunto questo fondotinta promette grandi cose, ho visto video che ne parlano, in cui ne parlano benissimo, quindi sono veramente molto molto curiosa di provarlo, perché comunque io non li utilizzo spessissimo quelli super full coverage, però quando ho un evento, quando ho qualcosa in cui voglio essere proprio flawless, allora assolutamente vado per un full coverage, quindi di solito utilizzo quello di Kat Von D, che però è tanto 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 pesante, e quindi questo qua in realtà non dovrebbe essere così pesante come quello, ma avere tanta tanta coprenza, quindi sono molto curiosa. Io ho preso la shade più chiara, la 0.5, e quando sono andata all'evento di Sephora circa una settimana fa l'avevo swatchato e ho detto: mio Dio, no, è troppo chiaro, non andrà mai bene. Ecco, il problema di questo fondotinta è che ossida in una maniera spaventosa. Adesso vi metto qua una foto di quando l'ho swatchato, l'ho lasciato lì qualche ora e poi l'ho riswatchato, e quindi si vede benissimo la differenza di tonalità di 2 o 3 shades in più che c'è. Quindi onestamente alla fine sono contenta di aver preso questa, tengo questa perché avevo pensato anche di cambiarla, ma alla fine no, ho deciso che tengo questa. E oggi il confronto lo facciamo con il Coverage Foundation di The Ordinary, che costa 7 euro. Io l'ho acquistato dal sito Deciem, dove acquisto tutti i prodotti di The Ordinary, che è questo marchio super low cost, perché veramente costa veramente poco, di skincare e anche alcuni prodotti di make up. In realtà ha 2 fondotinte e basta, credo. Per il resto sono solo prodotti skincare che adoro, sono veramente ottimi, quindi vi straconsiglio, nel caso state cercando dei prodotti, delle creme, dei sieri eccetera, di guardare sul sito. Comunque il Coverage Foundation, anche questo sembra promettere grandi cose, e quindi sono molto curiosa di vedere se regge il confronto con un fondotinta comunque molto più costoso. Il problema è sempre la tonalità, perché questa qua è la 1.2Y Light Yellow Undertones. Il problema è che credo che rispetto a questo sarà sicuramente scuro, ho paura che ossidi pure questo e quindi mi ritroverò con mezza faccia arancione e mezza più bianca. Vabbè, comunque proveremo lo stesso. Il problema è che io devo uscire oggi, quindi fantastico, però sono veramente molto molto curiosa di provarli insieme. All'interno hanno entrambi 30 ml, quindi il prezzo è assolutamente paragonabile perché la quantità è la stessa, però vediamo anche quanto di questi fondotinta devo utilizzare per coprire mezza faccia eccetera, e quanto durano. Ho deciso di utilizzare la spugnetta per applicarli, questa qua è quella di Neve Cosmetics, perché alla fine è il mio metodo preferito, quindi dovendone applicare 2 non riesco a fare un quarto di faccio col pennello, un quarto con la spugnetta, quindi andrò direttamente con la spugnetta sperando che sia un bell'effetto. E tiriamo indietro questo ciuffo di capelli, che sapete che con i capelli bianchi se te li sporchi di fondotinta è un casino. Allora, agitiamo, parto con quello di Urban Decay e ne faccio proprio una spremuta sulla mano. Come vedete è parecchio chiaro. Ah, non ho messo primer perché ho deciso anche di provarli senza primer, proprio per vedere, testare solo ed esclusivamente il fondotinta, e poi vedremo anche il make up al di sopra come si applica eccetera, se ci sono differenze. Comunque parto subito a fare questa metà del viso con quello di Urban, che direi che come coprenza ci siamo, perché sì, non guardate il colore, io vi giuro che poi ossida. Quindi speriamo vivamente che lo faccia davvero. Comunque come coprenza direi che è fantastica, perché ne ho ancora un sacco sulla mano e ho già fatto tutta la faccia, infatti vabbè, ho un po' esagerato forse, sembro un fantasma. Speriamo solo che davvero ossidi, ragazzi, se no sapete che ridere uscire di casa così. Vado anche un po' sul collo così uniformiamo il tutto. Faccio paura, veramente scary. Sembra Halloween. Comunque adesso è l'1-5, lo voglio lasciare qua qualche minuto e vedere se già si nota poi una ossidazione, quindi ci rivediamo tra 10 minuti.
Ok, come vedete si è scurito un po', poi è sempre sul chiaro andante e io però qua considerate con le luci sparaflescianti, quindi risulta un po' più chiaro. Nella realtà adesso mi matcha abbastanza perfettamente. Adesso vado però ad applicare quello di The Ordinary che purtroppo invece è un po' scurino, quindi io spero che non si noti troppo la differenza perché sennò uscire sarà un dramma. Comunque anche di questo ho fatto una pompatina e preghiamo insieme. Oh mio Dio. No, vabbè, ma sono di due colori diversi. Anche di questo comunque ne è bastata una pompatina. Quindi più o meno come coprenza, come effetto coprente, hanno la stessa resa. Come finish invece sono molto diversi perché quello di Urban Decay è veramente super opaco. Cioè si asciuga proprio, tra l'altro mi sembra di non avercelo addosso, è leggerissimo. Mentre questo è leggermente più illuminato, come vedete. Poi non è super dewy come se fosse un fondente idratante, però comunque non è opaco e non si asciuga quanto quello di Urban Decay. Quello di Urban Decay subito si è asciugato, si setta proprio subito. Quindi quella è una cosa ottima di quello di Urban Decay, però a me non dispiace neanche l'effetto un po' più illuminante. Considerate che io ho la pelle secca, quindi su pelle mista non ho idea di come si comportino questi fondotinta. Sicuramente quello di Urban Decay penso vada bene perché è veramente super settato. Quello di The Ordinary non ne ho idea. Ok, allora si vede una leggera discrepanza nella mia faccia, però sperando di riuscire a uniformarla con la cipria, il bronzer, eccetera, io vado avanti, procedo e speriamo che non ossidi troppo questo qua. Prima però volevo farvi vedere da vicino il fondotinta Urban Decay e The Ordinary, a parte il colore differente. Devo dire che questo qua di Urban Decay è ottimo, cioè lo sto proprio sentendo leggerissimo sulla pelle, super super confortevole. Questo qua è ancora un po' appiccicaticcio, però anche questo in realtà è veramente molto leggero, non si sente per essere così tanto coprente, comunque ci può ancora stare. Magari con due passate l'effetto coprente è ancora più forte, però non voglio esagerare perché non voglio stratificarli. Adesso completo il mio make-up, passo al correttore, utilizzo il Naked Skin di Urban Decay che è abbastanza chiaro, così almeno mi schiarisce dove serve, soprattutto da sto lato. Sotto gli occhi con la cipria in polvere libera Born This Way di Too Faced e su tutto il viso con la No Filter di NYX Professional Makeup. Come bronzer blush illuminante utilizzo la palette Opulence di Zoeva che ho preso recentemente da Sephora e quando appunto ho fatto l'evento l'ho comprata perché boh, niente, la volevo, mi piaceva troppo il blush. Troppo bello sto blush, quindi lo volevo. Comunque sono belli anche gli altri prodotti e quindi vado a fare un po' di bronzing così vediamo un pochino come vanno le polveri al di sopra. Allora, da sto lato considerate che io ho settato entrambe le parti perché comunque così non viene sicuramente a macchie il bronzer. Non so non settandolo con la cipria se magari si raggruppano da qualche parte le polveri, perché comunque noi con la cipria andiamo a creare questa barriera liscia su cui comunque le polveri aderiscono in maniera uniforme e per cui non mi sembra di vedere problemi in questo bronzer. Ah, tra l'altro, dato che so che me lo chiederete, i pennelli che sto usando sono quelli della nuova collezione Azalea Brushes di Neve Cosmetics e sono fighissimi. Proviamo da sto lato. Mi sembra che le polveri aderiscano in maniera uniforme ad entrambe le parti, quindi direi ottimo. Passiamo al blush che è stupendo, si chiama Underneath the Gold. Troppo bello, mio Dio, io sono innamorata di questo blush, ce ne va veramente poco perché è super pigmentato, ma è super bello d'inverno. Che carino. E poi andiamo con l'illuminante. Devo dire, forse è la cosa che mi piace meno della palette, non è super bello. Questo illuminante è carino, però, cioè, vedete, è abbastanza nella norma, non è niente di sconvolgente. Adesso finisco il resto del viso
E poi torno con le considerazioni e poi vi farò sapere, vi aggiornerò nel corso della giornata. Ho applicato sulle labbra una delle nuove Liquid Lip Tint Effetto Tattoo di Glossy, questa è la 05 Red Obsession. Adesso le considerazioni così a caldo ma dopo poco tempo sono che sicuramente quello di Urban Decay si fissa subito e devo dire che l'effetto è flawless proprio, quello di Ordinary è un po' meno flow, non so cosa sia di preciso, però questo lato è un pochino più levigato, un po' più le imperfezioni sono più nascoste, però comunque anche questo devo dire che è fantastico, soprattutto poi per 7 euro. E il colore purtroppo non assolutamente, tutti e due sbagliati, però forse è meglio quello di Urban Decay perché poi ossidandosi è migliorato. Quello di da sto lato, voi adesso mi vedete tanto sparaflesciata, quindi forse li vedete pure abbastanza uguali. Questo è tanto giallo come undertone e per me va bene in realtà, però tenete conto che è tanto giallo, cioè quasi Homer Simpson giallo, quindi sicuramente va un pochino aggiustato poi con della cipria, un po' di bronzer, insomma, per camuffare un pochino questo giallo un po' sparaflesciante. Però comunque nel complesso, secondo me, alla fine, forse se avessi tutto il viso con quello di The Ordinary, non noterei così tanto questo giallo acceso, perché nella realtà poi mettendolo su tutto il viso, secondo me, non dà nessun fastidio. Detto questo, più che altro voglio vedere se, come si comportano nel corso della giornata, perché per esempio a me i fondotinta vanno sempre qua nelle rughe di fianco alla bocca, un po' dove ho le fossette e insomma un pochino di problemi me li danno, per cui voglio vedere come si comportano. Dunque io vi riaggiorno poi stasera, così l'avrò tenuto su almeno 6 ore, voi vedrete direttamente il jump a quando vi parlerò dopo. Eccomi qua, tornata, sono passate circa 6 ore e onestamente non riesco a trovare delle grandi differenze sostanziali da giustificare i 30 euro in più di spesa per quello di Urban Decay, perché sì, è veramente fantastico, su questo non c'è dubbio, però è altrettanto fantastico quello di The Ordinary e quindi tra i due ovviamente vi consiglio quello di Ordinary. L'unico contro che posso trovare in quello di Ordinary è che il colore è tanto tanto giallo, cioè ha un sottotono giallo ma è molto giallo. Comunque in realtà poi alla fine di tutto, come vedete, si è uniformato bene. Non ho trovato grandi difetti, quindi nulla, spero che vi sia stato utile. Sicuramente molti di voi magari compreranno quello di Ordinary. Quello di Urban Decay è altrettanto bello e magari poi utilizzandoli per un po' di tempo troverò delle differenze sostanziali per cui quello di Urban Decay vale di più ed è effettivamente molto migliore. Ma per adesso vi assicuro che io mi ci sono trovata da Dio con entrambi, quindi ve li consiglio entrambi. Se siete arrivati a questo punto del video commentate con un emoji rossa e noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out!